Buonasera a tutti, vi do il benvenuto a questo webinar sulla produzione di risorse formative per la formazione online, in particolare rivolte allo sviluppo delle competenze digitali. Come sapete, questo webinar rientra in un ciclo che ho realizzato nell'ambito dell'iniziativa Repubblica Digitale. Il ciclo di webinar è iniziato alcune settimane fa. Diciamo, il nostro obiettivo è quello proprio di vedere insieme e anche fornire degli aggiornamenti sui diversi aspetti che riguardano la promozione delle competenze digitali della cittadinanza. Quindi, come avete visto, il primo webinar era dedicato agli aggiornamenti sul quadro europeo delle competenze per i cittadini, quindi le novità di DigiComp 2.2, che è il quadro all'interno del quale tutti quanti ci muoviamo, perché vi ricordo, parliamo di sviluppo delle competenze digitali dei cittadini. Poi abbiamo visto invece il tema della valutazione delle competenze digitali, quindi dei diversi strumenti di assessment, ma anche proprio abbiamo visto quali sono gli obiettivi delle diverse tipologie di assessment. Proprio della valutazione delle competenze digitali, che, come dire, in una logica ideale precede un'attività formativa sulle competenze digitali. Questa era un po' l'idea. Quindi vi anticipo che martedì 28, quindi martedì prossimo, non ci sarà il solito webinar, faremo una pausa e ci rivediamo direttamente martedì 5 luglio. Vediamo di cosa parliamo oggi. Allora, abbiamo detto parliamo di produzione di risorse per la formazione online, quindi vedremo in particolare con i relatori di oggi, quali sono le esperienze, quali sono i formati e gli approcci che hanno adottato. In particolare abbiamo chiesto ai nostri relatori di illustrarci, di soffermarsi sugli aspetti più innovativi e più riusabili anche delle loro esperienze e dei loro materiali. Tutto questo deve sempre avere un occhio al nostro target, che è il target dei cittadini. Quindi vedremo come tutte le esperienze che verranno presentate sono riuscite, hanno usato degli accorgimenti per approcciarsi, per rendere le risorse fruibili a una platea di utenti cittadini, quindi molto vasta e molto eterogenea, con anche competenze digitali di base molto basse. Quindi veniamo al programma del seminario questo pomeriggio. Avremo un'introduzione da parte di Alessandro Bogliolo, che è un docente dell'Università degli Studi di Urbino, ambasciatore del coding e coordinatore della Europe Code Week. Ci introdurrà proprio al tema della produzione di risorse per la formazione online per lo sviluppo di competenze digitali. Poi avremo la presentazione di tre esperienze. Con Gianluca Finito del Formez vedremo le video lezioni che sono state realizzate nell'ambito del progetto Accedi, che non sono ancora pubbliche, ma lo saranno tra poco, quindi una sorta di anteprima di queste video lezioni. Poi vedremo invece con Gianvito D'Aprile del progetto Trio. Trio, come sapete, è il sistema di web learning della Regione Toscana. Vedremo dal design al digital content. E poi vedremo con Valentina Gelsomini e Ilaria Gaudiello le risorse formative di Fondazione Mondo Digitale Academy, che è impegnata da anni nella diffusione della cultura dell'innovazione anche con l'uso delle tecnologie digitali. Quindi con questi tre relatori vedremo in particolare un confronto tra queste esperienze. La nostra logica è sempre una logica aperta di diffusione, scambio e riuso, quindi vi raccomando anche di vedere, di ascoltare il seminario proprio con la logica anche di capire se poi queste esperienze sono riusabili anche nelle vostre situazioni, nelle vostre esperienze. Allora vi ricordo che potete porre in chat le domande che avete per i relatori e poi i relatori potranno rispondere alla fine di ciascun intervento. Questo seminario è registrato come sempre, quindi se avrete poi perso dei pezzi o se perderete la fine potrete poi recuperare trovando il link alla registrazione sulla scheda di Eventipia. A questo punto io mi taccio e do la parola ad Alessandro Bogliolo, che aspetto a vedere in video. Buonasera, Perfetto. Buonasera Alessandro, prego. bene, grazie Roberta, grazie a tutti per la partecipazione e grazie per l'invito a tenere una breve introduzione in apertura a questo importante webinar che riguarda la produzione di risorse per la formazione online delle competenze digitali. Io partirei proprio da analizzare il titolo del webinar di questo pomeriggio, perché ci sono diversi elementi che meritano una riflessione e soprattutto accostati tra di loro, meritano di essere compresi anche dal punto di vista della compatibilità. In particolare parliamo di risorse e risorse
ha un'accezione molto ampia e giustamente ampia del termine, ma parliamo anche di formazione online di competenze digitali. E questi due aspetti, cioè il fatto di fare formazione online e al tempo stesso avere come primo obiettivo quello di fare un'alfabetizzazione digitale, perché spesso si parla di competenze di base e non soltanto di competenze avanzate, pone da subito un contrasto che potrebbe sembrare stridente, perché spesso le competenze digitali di base servono proprio ad essere fruitori di contenuti e ci si pone da subito di fronte al problema, che sembra un pochino un paradosso, di dover accedere a delle risorse online per poter acquisire le competenze necessarie a fruirne. Ecco, questo che sembra appunto un paradosso, uno scoglio difficile da superare, in realtà potrebbe essere un elemento che gioca a favore della formazione online di questo tipo di soluzione, perché spesso un elemento che si tende a trascurare nel parlare della formazione di competenze è la motivazione a formarle. E benché tutti parliamo costantemente dell'importanza che ha per essere a pieno titolo cittadini nella società di oggi avere delle competenze digitali di base per esercitare a pieno i propri diritti e doveri di cittadinanza, in realtà, fin tanto che non ci si scontra contro qualcosa che renda evidente l'esigenza di acquisire tali competenze, non si ha sufficiente motivazione per farlo. Ecco allora che quello che sembrava inizialmente un paradosso espresso fin dal titolo può diventare in realtà un elemento di forza se si riesce a fornire quel tanto che basta di competenze di base per riuscire ad accedere poi alle risorse nelle quali intraprendere un viaggio. Quindi primo punto di attenzione, il primo elemento di attenzione che mi sento di richiamare è proprio l'esigenza di rivolgersi ad un pubblico che ha bisogno di una prima alfabetizzazione perché vinca la resistenza ad utilizzare le risorse online per continuare a formarsi. E come rendere accessibili e fruibili le risorse che servono ad acquisire quelle prime competenze di base necessarie a superare quella barriera d'accesso è uno dei problemi che mi sento di porre all'attenzione dei relatori che seguiranno. L'altro tema che diciamo mi piace portare in questa breve introduzione è una sorta di dualismo tra una formazione, chiamiamola tradizionale, che può essere fatta in presenza anche in contesti non formali per offrire delle competenze digitali, e la formazione online. Ovviamente hanno caratteristiche molto diverse e le differenze anche in questo caso vanno valorizzate in modo tale da non pretendere dall'online di diciamo offrire tutto ciò che la formazione in presenza potrebbe offrire, ma al tempo stesso chiedere all'online di offrire ben altro perché ha l'opportunità di farlo. In particolare abbiamo una evidente dicotomia tra ciò che è necessariamente locale e ciò che è globale o delocalizzato, e quindi diciamo risolve in parte dei problemi logistici una volta che si riesce ad accedere a risorse digitali online. Abbiamo un'ulteriore opportunità che è quella di passare da una formazione, diciamo così, standard ad una formazione personalizzata in cui le esigenze di ciascuno possono essere in qualche modo soddisfatte attingendo da una grande quantità di risorse che possono essere riconfezionate. C'è ovviamente l'ulteriore distinzione tra ciò che è materiale e ciò che è immateriale, che quindi si presta a viaggiare nel tempo e nello spazio con maggiore agilità, ma c'è anche da tenere in considerazione che spesso la formazione online si rivolge ad una massa di persone, dove massa non lo uso con accezione negativa, ma semplicemente per dire che chi produce delle risorse online tipicamente lo fa con l'ambizione, ma un'ambizione data anche da una giusta economia di scala, di non porre limiti al numero di fruitori, e quindi tende a organizzare e produrre delle risorse quanto più generali possibile per rivolgersi ad un target molto ampio.
Questo ha dei pro e dei contro, perché chiaramente mette a valore tutto l'impegno che la produzione di risorse digitali di qualità richiede e quindi permette, diciamo così, di ammortizzare quell'impegno offrendole ad una platea molto ampia. Ma dall'altro pone anche di fronte alla difficoltà di riuscire a avere il giusto tono e anche, perché no, i giusti contenuti e il giusto livello di approfondimento per offrire un valore aggiunto effettivo e per essere al tempo stesso accessibili a tutti i diversi target a cui ci si rivolge. Ma soprattutto ciò che la fruizione di massa, almeno nelle aspettative, spesso non consente di prevedere, è una guida puntuale, passo passo, che assista effettivamente chi si sta avventurando a fruire di quei contenuti. E allora un'altra grossa distinzione che va fatta fin da subito nel decidere che risorse digitali produrre è se la fruizione debba o possa essere autonoma o debba o possa essere guidata. L'altro grande, diciamo, dilemma o comunque ventaglio di opportunità è dato dalla produzione di contenuti che siano tanti piccoli contributi a sé stanti, ciascuno dei quali con una propria dignità, una propria fruibilità anche autonoma, e la produzione invece di contenuti tra loro organizzati a formare, chiamiamoli, dei corsi o dei percorsi, che quindi abbiano in sé una struttura che, diciamo, con una sorta di coerenza interna offra una chiave di lettura e anche una prospettiva di progresso a chi si avventura a fruire di quei contenuti. Altra cosa molto importante è il fatto che la produzione di contenuti sia in qualche modo, diciamo così, autorevole, perché in rete chiaramente si trova di tutto e si trovano tantissime cose anche di grandissimo valore, ma la grande quantità di contenuti e di risorse potrebbe disorientare, senza entrare nel merito di quali sono risorse di maggiore o minor qualità, ma semplicemente l'enorme offerta di risorse potrebbe essere controproducente. E quindi è importante che iniziative come Repubblica Digitale, che si pongono come punto di riferimento a livello nazionale per le competenze digitali, abbiano anche il compito di indirizzare o di porre in evidenza alcune delle risorse dalle quali eventualmente partire, per poi magari emanciparsi andando liberamente a cercarne dovunque esse siano. Per trovare il giusto bilanciamento, diciamo, tra tutte queste varie dimensioni nelle quali ci si può muovere per cercare di trovare il punto migliore di equilibrio nella produzione delle risorse digitali che si hanno in mente, probabilmente si può anche prendere in considerazione l'ipotesi di approcci ibridi, in cui le risorse digitali che vengono prodotte e rese accessibili online non siano necessariamente concepite per una fruizione autonoma o non solo concepite per una fruizione autonoma, ma ammettano anche il caso in cui ci sia una facilitazione. E questo permette di creare una sinergia tra ciò che è online e ciò che invece è nel mondo fisico e avviene in presenza. Consente anche di creare una sinergia tra ciò che è globale e ciò che è locale, e quindi si potrebbe dare valore alla dimensione locale di comunità, mentre al tempo stesso valorizzare delle risorse autorevoli e certificate, diciamo così, che vengano messe a servizio di tutte le comunità che vogliano utilizzarle, anche per organizzare localmente dei punti di presenza e di facilitazione. Quindi il ruolo di facilitazione è qualcosa che merita assolutamente di essere valorizzato e tenuto in seria considerazione qualunque sia la risorsa che si ha in mente. Non ultimo, ci tengo a sottolineare che per risorse ritengo che non si debbano intendere soltanto, ad esempio, i contenuti multimediali, ma anche i test di autovalutazione o di consolidamento o le piattaforme stesse all'interno delle quali questi contenuti vengono offerti, perché sono tutte risorse
che consentono di cimentarsi con le competenze digitali, anche quelle necessarie a fruirne pienamente. L'ultima cosa che mi sento di dire è che il pubblico a cui ci si rivolge è un pubblico molto vasto e molto vario, che ha esigenze molto diverse. In molti casi può valer la pena di provare a creare anche delle sinergie tra pubblici diversi, tra target diversi, come si fa ad esempio nelle tante esperienze di dialogo intergenerazionale che adesso diciamo alcuni dei progetti di Repubblica Digitale stanno cercando di mettere a sistema proprio per rendere ulteriormente, maggiormente fruibili le risorse digitali che nel frattempo vengono prodotte proprio per fini di alfabetizzazione e sviluppo di competenze. E con questo credo di aver esaurito il tempo a mia disposizione. Come avete inteso, spero, l'intento di questa mia introduzione era soltanto quella di dimostrare quanto è complesso il terreno sul quale ci si muove per produrre dei contenuti per la formazione online di competenze digitali, e quindi con molto interesse e curiosità mi appresto anch'io ad ascoltare i contributi degli altri relatori che ci portano degli esempi concreti di come questa sfida sia già stata colta. Grazie molto Alessandro Bogliolo. Sì, hai toccato esattamente, diciamo, i punti fondamentali, quelli sui quali tutti noi che ci troviamo a lavorare, a produrre risorse o a progettare corsi, produrre corsi, soprattutto per un target così eterogeneo potenzialmente, diciamo, sono i quesiti di fronte ai quali siamo tutti. A questo punto i relatori di oggi possono anche nella loro esposizione vedere se hanno un loro punto di vista, diciamo, almeno rispetto a alcuni di questi quesiti. Sicuramente Gianluca ha finito del Formez nella produzione delle video lezioni accedi a noi abbiamo toccato alcuni di questi punti di vista proprio nella produzione delle video lezioni che Gianluca ci farà vedere adesso. Prego Gianluca. Grazie Roberta e ringrazio il professor Bogliolo perché ha introdotto perfettamente l'intervento che andrò a raccontarvi. Oggi vi parlerò delle video lezioni. Ecco, adesso condivido la mia presentazione. Le video lezioni interattive che abbiamo realizzato per il progetto Accedi. Il progetto CEDI rientra nell'ambito dell'iniziativa Repubblica Digitale che è stata menzionata in diverse occasioni dal professor Bogliolo e Formez ha realizzato nell'ambito di questo progetto, oltre a diverse iniziative come il webinar a cui stiamo partecipando, anche un catalogo di unità multimediali proprio sulle competenze digitali rivolte a tutti i cittadini. Prima di iniziare vorrei presentarvi un brevissimo video che introduce un po' gli argomenti che poi proverò a descrivervi maggiormente nel dettaglio in seguito. Un video molto breve, però a mio avviso può essere utile per appunto intanto iniziare a farvi anche vedere che tipo di contenuti stiamo parlando. Ricondivido un attimo. Ok, allora. Quindi cambio la presentazione. Allora. Azione. Nell'ambito dell'iniziativa Repubblica Digitale abbiamo realizzato un catalogo di risorse multimediali sulle competenze digitali rivolto a tutti i cittadini. Sono 30 video lezioni fruibili anche da dispositivi mobili che rispondono alla domanda come fare per, ad esempio, riconoscere le fake news, acquistare online in sicurezza e tante altre. Vista l'ampiezza e la varietà del target di riferimento dai giovani agli anziani, abbiamo ideato un nuovo format di video lezione, la video lezione più, che combina in un unico video diverse tipologie di risorse multimediali, la video lezione, il tutoriale, le animazioni e così via. I video sono disponibili su YouTube per una libera fruizione da parte di chiunque. Nella versione disponibile sulla piattaforma e-learning sono stati aggiunti elementi interattivi, come approfondimenti, termini di glossario, test di valutazione, che trasformano il video in un ipervideo. Le riprese sono state realizzate in questo bellissimo studio. Perché usare il green screen? Per questo motivo.
Noi abbiamo usato questa tecnica che viene tradizionalmente adottata nel cinema di animazione per utilizzare lo sfondo per le animazioni, le grafiche, tutti i materiali di supporto del contenuto, della videolezione stessa. Il tutto è stato realizzato da un team di professionisti che vanno dagli esperti di contenuto agli instructional designer, da grafici a videomaker. Non sempre tutto è filato liscio. Vi lascio con qualche fuori onda. Sto aspettando che dici azione. Sai perché mi sto concentrando un botto? Cioè sono concentratissima. Allora, mi piaceva iniziare con questo video perché vi dà anche conto, diciamo, della complessità della realizzazione di questi prodotti e anche del lavoro di un gruppo di esperti che ha contribuito a realizzare dalla scelta dei contenuti alla stesura dei testi fino poi alla realizzazione finale dei video che vi andrò a presentare. Come vi ho introdotto, quindi sono 30 video lezioni, il catalogo al momento prevede 30 video lezioni interattive che sono state progettate e realizzate con l'idea di base di essere mobile first, cioè fruibili anche da smartphone e tablet, per cui è ovvio che una fruizione più comoda può essere garantita dall'accesso tramite un PC, però abbiamo cercato di seguire tutti gli accorgimenti necessari per renderli fruibili anche in mobilità, anche per utenti che magari non hanno a disposizione un PC, ma che sicuramente avranno a disposizione uno smartphone con accesso a internet. Nella scelta dei tempi, nella stesura dei contenuti, nella scelta proprio stilistica di come impostare, di raccontare quelle che sono le competenze di base previste dal framework europeo Digicomp, nel nostro caso 2.1, perché abbiamo iniziato a lavorarci lo scorso anno, abbiamo scelto degli argomenti che rispondessero alle domande come fare per, ad esempio, come fare a riconoscere una fake news. Quindi il taglio è sempre molto il più possibile operativo, rispondono sempre a un'esigenza specifica degli utenti. Le video lezioni sono pronte, stiamo facendo le ultime revisioni, le ultime modifiche e integrazioni, perché come vedremo più avanti la video lezione non è solo il video disponibile sulla piattaforma YouTube, ma prevede anche una versione più evoluta e interattiva che sarà disponibile all'interno della piattaforma CEDI, che andrà online a questo punto dopo l'estate, tra settembre e ottobre. Abbiamo detto, rispondo alle domande come fare per, non posso elencarvele tutte, però abbiamo cercato per ogni area di competenza del Digicomp e ogni competenza prevista di scegliere uno o più temi di particolare interesse. Scorro giusto qualche titolo per farvi avere percepire un po' quali sono gli argomenti affrontati. Si va ovviamente dalla più semplice, gestire la posta elettronica, riconoscere le fake news, ma poi arriviamo a parlare anche di servizi online della pubblica amministrazione, di come gestire la propria reputazione online, di come contrastare la comunicazione ostile, di come esercitare la partecipazione civica online. Come sottolineava il professor Boiolo, un aspetto fondamentale delle competenze digitali. Senza le competenze digitali in questo momento non solo non possiamo accedere in maniera matura, diciamo, ai servizi del web, ma neanche esercitare in maniera attiva il nostro diritto dovere di cittadinanza. Parliamo anche, in questi casi sono rivolte a un target più definito, quello dei genitori, di quali accorgimenti seguire per proteggere i figli dai rischi della rete, oppure come tutelare le proprie informazioni personali su internet. Scorro qualche altro titolo, ma come vi dicevo il catalogo è molto ampio e prevede al momento 30 video lezioni. Quando abbiamo iniziato a progettare, a lavorare a questo progetto, la prima domanda che ci siamo posti è proprio quella che sottolineava il professor Boiolo, che l'ha definita come la prima barriera d'accesso, o quasi addirittura un paradosso, cioè quali contenuti, che tipologie di contenuti formativi proporre online a una platea, innanzitutto indifferenziata, perché andiamo da giovani, magari neodiplomati in cerca di primo lavoro, fino ad arrivare agli anziani, pensionati che magari vogliono continuare a esercitare in maniera attiva il proprio diritto di cittadinanza, quando si hanno scarse o addirittura nulle competenze digitali.
Per rispondere a questa domanda abbiamo provato a mettere in campo diverse strategie, intanto nella scelta dei temi e nella scelta anche del linguaggio con cui abbiamo raccontato questi argomenti. Quindi cerchiamo sempre di utilizzare un linguaggio molto semplice, accessibile, il più possibile però non banale, quindi quando è necessario introdurre degli argomenti tecnici o comunque delle definizioni che non sono di uso comune, le abbiamo sempre accompagnate attraverso un chiarimento, una definizione, un termine di glossario, e vedremo poi come abbiamo integrato queste video lezioni online sulla piattaforma Moodle. Quindi per realizzare questo per provare a rispondere alla domanda abbiamo progettato e poi realizzato un nuovo format di video lezione che si differenzia un po' dai materiali formativi che abbiamo realizzato come Formez per altri progetti fino ad oggi. Questa tipologia di formato di video lezione, abbiamo chiamata video lezione più, è un formato che combina diverse tipologie di contenuti, contenuti che vanno dalla tradizionale video lezione dove c'è un presentatore che racconta degli argomenti, avete visto nel video alcuni esempi, ad animazioni, a video tutorial, screencast, interviste o altro. Questo perché abbiamo pensato che ognuna di queste tipologie di contenuto fosse più adatta a uno dei pubblici che fruiranno di questi contenuti, quindi in qualche modo abbiamo cercato di andare incontro a quelli che sono già gli interessi o lo stile di gli usi del nostro pubblico, cercando anche di introdurre nuovi linguaggi, nuovi formati. Il video base che sarà disponibile liberamente su YouTube è però soltanto appunto la parte più affronta gli elementi di uso fondamentali di quella lezione, di quel tema che andiamo ad affrontare. Attraverso la piattaforma di learning abbiamo aggiunto su questi video alcuni elementi interattivi che permettono anche a chi ha già delle competenze digitali magari di approfondire quell'argomento, magari di mettere in pratica le proprie competenze e abilità mettendosi alla prova, quindi svolgendo delle esercitazioni, rispondendo a dei quiz, approfondendo attraverso il glossario, gli approfondimenti testuali o le risorse che abbiamo selezionato per ogni singola video lezione. In questo modo abbiamo quindi trasformato il video in quello che si definisce un ipervideo. A questo punto faccio un brevissimo sondaggio, vi chiedo direttamente che cosa se conoscete, se sapete che cos'è un ipervideo, quindi interrompo un attimo la condivisione per proporvi appunto questo sondaggio. Quindi è una semplice domanda: sai cos'è un ipervideo? Potete rispondere sì molto bene oppure sì abbastanza bene. Vedete, sono soltanto 3 opzioni di risposta. Vi lascio giusto qualche istante per rispondere in modo da capire un po' anche quali sono le conoscenze pregresse della platea che abbiamo di fronte. Quindi vedo che hanno risposto un buon numero di partecipanti, al momento circa un centinaio, la metà rispetto agli utenti collegati in questo momento. Io direi possiamo anche fermarci qui. Molti di voi, potete vedere anche i risultati. In questo momento soltanto una piccola percentuale di voi ha risposto di conoscerli molto bene, una buona percentuale, circa il 30% ha risposto di conoscerli abbastanza bene, mentre invece la parte più ampia, la maggioranza di voi ha risposto di non conoscerli. Io direi quindi giusto una parentesi su questo argomento, perché è proprio uno degli aspetti caratterizzanti della video lezione più. Cos'è un ipervideo? Un ipervideo è un flusso video che contiene dei collegamenti che possono essere ipertestuali, ma non solo, che permettono una navigazione tra il video e altri contenuti. I contenuti possono essere altre presentazioni, dei giochi, dei quiz. Vi propongo un velocissimo video che è ripreso proprio da H5P, che è lo strumento che abbiamo utilizzato per realizzare queste interazioni. Come vedete, alla base c'è un video. Su questo, attraverso un editor visuale molto semplice,
è possibile aggiungere degli elementi, in questo caso un'interazione, una domanda a risposta singola, che anche chi non ha particolari competenze, quindi un formatore che però non ha competenze tecniche nella realizzazione di video evoluti, può introdurre sul video stesso. Questo aiuta, come dicevo, a rendere il video più facilmente fruibile a una platea che non conosce assolutamente l'argomento, ma allo stesso tempo a fornire anche eventuali spunti di riflessione e di approfondimento agli utenti che invece magari hanno una maggiore conoscenza di quel tema, che però comunque lo vogliono, troveranno, speriamo, da queste video lezioni qualche spunto utile di riflessione. Come vi dicevo, tra le caratteristiche principali delle video lezioni c'è il fatto che sono... Gianluca, scusa. Prego. Gianluca, scusa. Sì. Alcuni partecipanti evidenziano che vediamo sempre la stessa slide. Oh, scusatemi. Sì. Scusatemi. Il video si è visto, l'interazione... No, adesso non si è visto, infatti quello dell'ipervideo, esatto. Questo. Ok, non si è visto. Va bene, okay. Scusatemi. Allora, vai. Ho messo in pausa la condivisione. Lo faccio rivedere brevissimo, quindi ve lo faccio rivedere, come potete vedere qui, attraverso un editor visuale molto semplice è possibile aggiungere le interazioni di cui vi stavo parlando. Quindi le interazioni possono andare da quiz, risposta singola, multipla, ma anche più evolute volendo, a approfondimenti che possono essere testuali o anche a ulteriori video che è possibile inserire all'interno del video stesso. Vedete che attraverso un editor, quindi senza particolari competenze, è possibile aggiungere questi elementi. Adesso non lo vediamo tutto, comunque breve, lo trovate online nel sito h5p.org, che è la piattaforma che abbiamo utilizzato proprio per realizzare questi video. Quindi, per sintetizzare quanto dicevo finora, abbiamo un video base che sarà disponibile su YouTube, e questo va incontro proprio a tutta quella platea di utenti che magari ha difficoltà a registrarsi su una piattaforma e-learning, ad accedere con il proprio account Speed, a iscriversi ad un corso, a fruire dei contenuti. Però appunto non precludiamo la possibilità anche ad utenti che hanno già competenze di base di poter fruire di quei contenuti attraverso questa interazione, di poter trovare qualche stimolo di proprio interesse. Dicevo quindi le caratteristiche, vado un po' più veloce perché sto bruciando tutto il tempo a mia disposizione, quindi abbiamo detto il mobile first. Altre caratteristiche sono quelle della durata. La durata prevediamo un massimo di 10 minuti per video lezione, una durata a nostro avviso breve, ma nell'epoca di TikTok probabilmente anche eccessivamente lunga per alcuni degli utenti, in particolare i giovani, che potranno fruire di questi contenuti didattici. Quello che abbiamo pensato di fare è quindi di organizzare la video lezione non come un oggetto unico, ma un oggetto modulare. Quindi attraverso diverse scene che possono essere o delle soluzioni al tema che presentiamo o degli approfondimenti, l'utente può scegliere anche di vedere soltanto singole parti di quel contenuto. Quindi su YouTube attraverso la suddivisione in capitoli, nella piattaforma e-learning sempre attraverso lo strumento che vi ho brevemente presentato, gli H5P, è possibile andare direttamente alle singole parti che compongono la video lezione. Questo permette anche una più semplice e veloce aggiornamento della video lezione, perché se un contenuto risulta obsoleto oppure preferiamo dedicare un approfondimento a un altro argomento, non dobbiamo riprogettare l'intera video lezione, ma possiamo sostituire solo quella parte, cercando di mantenere la coerenza dell'intera video lezione, che risponderà a un obiettivo didattico principale e a diversi obiettivi specifici che vengono affrontati attraverso le singole scene. La video lezione più, per come l'abbiamo intesa, è interattiva, vi ho fatto vedere in che modo, quindi attraverso delle interazioni che aggiungiamo direttamente sul video. È una video lezione accessibile il più possibile, ci siamo sforzati di rispettare tutti i criteri previsti dalla normativa italiana e in generale dalle WCAG, cioè le raccomandazioni internazionali che riguardano l'accessibilità dei contenuti per il web, e questo significa che quindi la scelta della dimensione, il tipo di font scelto, la dimensione del testo per quanto riguarda le grafiche che compaiono a video, ma anche i sottotitoli, la trascrizione, la dispensa testuale, eccetera, cercano il più possibile di andare incontro alle esigenze della platea più ampia, che ovviamente deve prevedere anche le persone con disabilità, che potrebbero non fruire di alcuni di quei contenuti. Quindi ad esempio i non udenti potrebbero non ascoltare la parte audio, non vedenti non vedere il video e così via.
Ultima caratteristica, a nostro avviso fondamentale, proprio in un'ottica di riuso, è il fatto che tutti questi contenuti, a partire dal video finale, ma anche le varie parti che lo compongono, il testo dell'esperto, la dispensa, eccetera, sono rilasciati con una licenza aperta, in particolare con una licenza Creative Commons by SA, che significa che questi contenuti possono essere liberamente riutilizzati. L'importante è riconoscere la paternità dell'opera e eventualmente, se vengono fatte eventuali modifiche all'opera, condividerla attraverso la stessa licenza, quindi la stessa licenza Creative Commons. Questa è la licenza più diffusa ed è quella che viene adottata, per esempio, da Wikipedia, l'enciclopedia libera che da anni adotta questa versione della licenza aperta. Quindi, per riassumere le caratteristiche, la video lezione più è una video lezione breve, modulare, interattiva, accessibile e aperta, oltre a mobile first, come vi dicevo. Da dove siamo partiti? Qual è stato, diciamo, il modello di riferimento, lo spunto di partenza? Si intuisce anche un po' dal titolo che abbiamo, dalla scelta del nome che abbiamo dato a questo formato di video lezione. Siamo partiti da SuperQuark Più, qualcuno di voi probabilmente lo conoscerà, è una sorta di spin-off nato per il web della nota trasmissione televisiva. Sono puntate monotematiche, un po' più lunghe delle nostre video lezioni, durano intorno ai 15-18 minuti, sono dedicate a un singolo tema, a differenza della trasmissione televisiva, che invece è un contenitore che ha diverse rubriche che affrontano diversi aspetti, e abbiamo il presentatore, in questo caso Piero Angela, che in uno studio virtuale introduce quegli argomenti, e poi abbiamo diverse tipologie di contenuto a cui siamo abituati se vediamo anche la trasmissione televisiva. Quindi abbiamo degli esperti in ambienti che legati al tema che viene affrontato, abbiamo dei presentatori, delle presentatrici in un ambiente virtuale che interagiscono con oggetti virtuali, abbiamo delle animazioni. Io sono cresciuto con SuperQuark, si va dai fumetti di bozzetto fino ad arrivare alle animazioni più contemporanee, fino ad arrivare a normali video con una voce fuori campo che commenta gli argomenti. Abbiamo adottato quindi, siamo partiti da questo modello per provare a definire quelle tipologie di contenuto che sono andate a comporre la nostra video lezione più. Quindi anche nel nostro caso abbiamo un presentatore, in questo caso sono io, ma nel video che vi ho presentato all'inizio c'è la collega Nora Winkel che ha curato circa la metà delle video lezioni che abbiamo realizzato, un presentatore quindi che introduce quegli argomenti, fornisce una soluzione al problema che abbiamo posto inizialmente attraverso la domanda della video lezione, interagisce con delle animazioni, delle grafiche, non in maniera eccessivamente evoluta, ma queste grafiche supportano il presentatore nella propria esposizione. Abbiamo poi dei classici video tutorial, delle animazioni che vengono realizzate e che permettono di magari raccontare un aspetto tecnico, presentare una soluzione che approfondisce l'argomento che stiamo trattando. Oltre a questo abbiamo anche dei cartoon attraverso i quali all'inizio della video lezione proviamo a definire degli scenari d'uso. Abbiamo scelto una serie di personaggi attraverso la metodologia delle personas che in qualche modo possono rispecchiarsi, che possono trovare utili le video lezioni, e quindi proviamo a calare questi personaggi all'interno di situazioni reali che quindi poi pongono la domanda che viene affrontata attraverso la soluzione e i diversi approfondimenti. Come vi dicevo, poi la video lezione si completa con le interazioni che possono prevedere approfondimenti, glossari, dispense, infografiche, tutto ciò che ci sembra utile per integrare la video lezione stessa. Aspetto molto importante per quanto riguarda queste interazioni è che proprio la facilità con cui è possibile realizzarle permette anche un aggiornamento continuo della video lezione, per cui se ci sono nuovi contenuti che vogliamo con cui vogliamo integrare la nostra video lezione, non è necessario rismontare il video da capo, lavorarci, ripubblicarlo, eccetera, ma si può intervenire direttamente sul video stesso e aggiungere questi elementi. Concludo con giusto una così schematico, provo a schematizzare proprio attraverso le personas, i personaggi che abbiamo utilizzato nelle video lezioni,
un po' è anche un modo per ringraziare tutto il gruppo di lavoro che ha lavorato alla realizzazione, alla progettazione e realizzazione di questi contenuti. Qual è stato il gruppo di lavoro? Abbiamo un esperto di contenuto che, una volta definito l'argomento, stabilisce quali sono gli obiettivi formativi, scrive un testo che è già in linea con quanto poi dovrà essere realizzato, quindi già strutturato nei diversi capitoli che andranno a comporre la video lezione. Abbiamo un instructional designer che poi si preoccupa di trasformare quel contenuto in uno storyboard, abbiamo il videomaker che si occupa delle riprese, lo avete visto anche nel video che vi ho presentato all'inizio, abbiamo poi una grafica nel nostro caso che ha realizzato tutte quante le grafiche, ha definito anche l'identità visiva delle video lezioni, e poi una sviluppatrice che si è occupata delle animazioni che componevano sia gli approfondimenti che le soluzioni. Allora, sono andato un po' lungo con i tempi, però spero di avervi dato qualche spunto anche di riflessione, di interesse su questi su questa offerta formativa che ecco qua, interrompo la condivisione, torno in video. Come vi dicevo all'inizio, la piattaforma sarà online a partire da dopo l'estate, da settembre, ottobre, e quindi ci faceva piacere presentarvi questo approccio che abbiamo provato a seguire per iniziare a anticipare una riflessione che speriamo di poter stimolare quando la piattaforma sarà online, anche per raccogliere qualche feedback sulla soluzione che abbiamo seguito per provare a rispondere a quella domanda che ci faceva il professor Boiola all'inizio dell'intervento, che ha definito un po' un paradosso. Accesso libero, vedo qualche domanda, non so Roberta se vuoi... Ci sono alcune domande, ma io proporrei in realtà di andare avanti e magari facciamo la sessione di domande e risposte alla fine? Come preferisci Roberta, dimmi tu, provo a rispondere al volo a questa domanda, accesso libero. Accesso libero, sì. Perché mi sembrava di particolare interesse, sì, abbiamo detto la video lezione base sarà fruibile liberamente su YouTube. Quindi ci sarà una playlist che raccoglie tutte quante le video lezioni, uno o più playlist, perché possiamo pensare anche di aggregarle, raccogliere per aree di competenza, e mentre invece l'accesso alle video lezioni più, e non solo, anche a tutti i materiali che ho in qualche modo vi ho accennato, quindi le dispense, le esercitazioni, eccetera, saranno fruibili ovviamente gratuitamente, ma attraverso una registrazione sulla piattaforma Accedi, a cui si potrà accedere liberamente utilizzando il proprio account Speed. Quindi, perfetto, Roberta, allora in realtà le altre sono considerazioni, veramente non so, forse c'è questa domanda su esempi di utilizzo del metaverso in questo ambito, sulla quale che non so se la vedi in chat, sono alla ricerca di use case interessanti, ma non so se... No, non è il nostro caso, diciamo non abbiamo affrontato questo aspetto. Su questo suggerisco al partecipante di rivedere un interessantissimo intervento della professoressa San Cassani del Politecnico di Milano, che ha fatto in occasione dell'Open Day di SELF, SELF è la piattaforma della regione Emilia-Romagna, e proprio in quell'occasione la professoressa San Cassani ha introdotto il suo argomento proprio parlando di metaverso in maniera un po' critica, quindi senza togliervi, come dire, senza provare a sintetizzare in pochi istanti un intervento molto corposo e sicuramente stimolante, suggerisco al partecipante di recuperare quell'intervento. Magari adesso che do la parola a Roberta provo a cercarvelo in rete. Perfetto, grazie Gianluca. Prego. Allora, passiamo la parola a Gianvito D'Aprile, che è di Trio, il sistema di web learning della regione Toscana. Prego Gianvito. Ringrazio la dottoressa Chiappe per avermi concesso la parola e per aver dato spazio nell'ambito di questa iniziativa anche al progetto Trio. Trio è il sistema web learning di Regione Toscana ed è nell'ambito del progetto che abbiamo cominciato a ragionare in una maniera sistematica ad un'iniziativa legata allo sviluppo di un'offerta formativa in tema di competenze digitali. Perché? C'è una richiesta che deve essere focalizzata, vuole essere focalizzata
In un contesto strategico, sociale e politico ben preciso, sappiamo benissimo, ed evito qui di fare il riferimento più copioso al PNRR di cui oramai sentiamo parlare, al programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori, insomma ci sono più richiami a livello politico che orientano le politiche sociali e le politiche attive del lavoro a prendere in considerazione la digitalizzazione, l'innovazione come asset importante per lo sviluppo, tanto della persona quanto delle organizzazioni. Ed è in questo scenario strategico ben preciso che Regione Toscana ha iniziato a definire delle linee strategiche di attuazione, volendo dare una risposta in termini di offerta formativa per la formazione professionale degli operatori della Toscana e dei cittadini in generale. Perché? Ricordiamo che il portale Trio di fatto dà libero accesso ai cittadini a livello nazionale, oltre che ad utenze aggregate, quindi a gruppi specifici di apprendimento che possono trovare spazio all'interno del portale Trio in un'iniziativa ben specifica, che è quella del Web Learning Group con acronimo WLG. È per questo che abbiamo iniziato a definire un vero e proprio processo di progettazione, quindi di design, di un'offerta formativa mirata in tema di competenze digitali, che dal nostro punto di vista non poteva prescindere da un'analisi desk di quelli che sono i riferimenti più importanti in tema di competenze digitali, ovvero il DigComp, quindi il framework per le competenze digitali dei cittadini, e anche il Global Framework dell'UNESCO, che noi abbiamo preso come base per la definizione della progettazione dell'offerta formativa, che è stata concretizzata in un vero e proprio piano editoriale di corsi da prendersi in considerazione per le competenze digitali. Ed è proprio questa progettazione dell'offerta formativa declinata in obiettivi, argomenti e target rispetto alle competenze, così come declinate nei framework poc'anzi citati, che hanno orientato una duplice azione, cioè da un lato una ricognizione del catalogo Trio allo stato dell'arte ieri, che presentava un'area tematica ben precisa, che era quella dell'informatica, dove confluivano dei contenuti didattici, delle risorse digitali che avevano sostanzialmente richiami al digitale. Abbiamo notato poi essere molto... Chiedo scusa Gianvito, qualcuno segnala che sente l'audio un po' basso, in realtà io lo sento bene, forse un po' più basso di prima, se riesci magari ad avvicinarti al microfono. Prego, okay. Grazie per avermi dato, non so se adesso così va bene. Sì, così prova va molto bene, grazie, va benissimo. Grazie mille, grazie, vi chiedo scusa per questo tono discendente. Dicevamo, la ricognizione del catalogo non ha potuto prescindere dalla presenza di alcune risorse didattiche già presenti all'interno di un'area dedicata, prima ex area tematica informatica, nell'ottica anche del riuso strategico, ovviamente ragionato di queste risorse, si è pensato di capire come riclassificarle, come ricategorizzare questi moduli rispetto al nuovo disegno dell'offerta formativa in tema di competenze digitali. E ovviamente non abbiamo escluso anche l'implementazione di questa nuova area tematica all'interno, già presente all'interno del catalogo Trio, competenze digitali, che fa riferimento da un lato alle risorse didattiche esistenti, con corsi e moduli che sono stati associati alle aree tematiche di interesse corrispondenti con le competenze del DigComp e del framework UNESCO, e anche alla ideazione, al concepimento di nuove proposte che andranno ad alimentare il catalogo Trio e quindi l'area tematica dedicata proprio in tema di competenze digitali. Perché diciamo questo? Perché vogliamo sottolineare come, sebbene siamo partiti dalla consapevolezza di un
contesto strategico che abbia orientato la progettazione, il design dell'offerta formativa e quindi la progettazione dell'offerta formativa, riteniamo che questo non sia un punto di arrivo, ma sia da pensarsi come un processo in fiere, in cui vogliamo metterci nella condizione di dare la possibilità agli utenti di poter accedere ad un'offerta formativa variegata. Nell'ottica anche di una semplificazione di accesso e di facilitazione di accesso all'offerta formativa. L'idea è quella di innanzitutto garantire agli utenti, da subito se fate la prova ad accedere, www.progettotrio.it, c'è un'area dedicata, catalogo, cliccando sull'area dedicata a catalogo abbiamo la possibilità di individuare nel menu metro la presenza della area tematica, macro area tematica, scusate, competenze digitali in alto a sinistra. Cliccandoci su, la struttura del catalogo apre una nuova pagina che dà visibilità delle aree tematiche correlate. Queste aree tematiche correlate richiamano in una maniera più evidente le competenze dei framework prima citati. Ed è all'interno di queste aree tematiche, ovvero competenze dei framework, che ritroviamo dei contenuti digitali. La proposta da noi formulata ad oggi, e che è già in un'ottica di cambiamento continuo, è quella di offrire agli utenti che accedono al portale Trio un'offerta formativa variegata nei temi, negli argomenti, che possa contribuire allo sviluppo di un'alfabetizzazione, ad uno sviluppo di un livello di padronanza a livello base della competenza, laddove abbiamo un'attesa. Ed è anche una richiesta implicita che facciamo agli utenti. Ovvero quelli di essere costruttori del percorso formativo, costruttori di conoscenza del percorso formativo, per cui i contenuti all'interno di ogni area tematica non vogliono essere esaustivi di percorsi formativi prestabiliti, ma vogliamo dare la possibilità agli utenti di essere autonomi nell'intercettare quello che è il percorso formativo più adeguato in base a quelle che sono le necessità e anche le aspettative della formazione sulle competenze che sono prese in considerazione allo stato attuale all'interno del catalogo. Quello che troviamo sono quindi 93 risorse disponibili per l'autoapprendimento, come già anticipato, focalizzate sul livello di padronanza della competenza base. I format didattici proposti allo stato attuale prevedono un riferimento alla videolezione, alla lezione interattiva nella sua modalità standard, a simulazioni, a tutorial, e la cosa che ci interessa sottolineare è che ogni contenuto digitale presente all'interno del catalogo Trio è collegato anche ad un test di valutazione, di autovalutazione principalmente. L'utente può mettersi alla prova, capire quanto sono consolidate le conoscenze acquisite a fronte della fruizione di corsi che presentano una durata diversificata e che alla fine danno la possibilità all'utente di poter, a fronte del superamento del test finale, poter conseguire un attestato di fruizione e di partecipazione. Questo ci mette in una condizione di pensare già agli sviluppi futuri, perché è vero che abbiamo una fotografia ad oggi ad uso di quelli che sono gli utenti Trio, ma è vero anche che noi vogliamo puntare ad una proposta formativa che riesca a rispondere sempre meglio a quelle che sono le esigenze degli utenti, singoli cittadini e anche di chi poi fa d'aggregazione dei cittadini.
Innanzitutto, sin da subito, vogliamo intervenire su quello che è l'aggiornamento delle schede corso. Avrete pure voi modo, accedendo al portale www.progettotrio.it, alla sezione dedicata al catalogo, di verificare che subito avete visibilità di un elenco di corsi strutturati per schede corso di sintesi. Queste le vogliamo aggiornare in modo tale da poter supportare gli utenti nella navigazione del catalogo e nella presa di coscienza di una certa coerenza del corso rispetto alla competenza richiamata del Digicomp, oppure del framework UNESCO. L'altro aspetto fondamentale è nella proposizione dei nuovi contenuti. Questo significa che il catalogo allo stato attuale prevedrà l'inserimento di nuovi corsi su nuovi argomenti, e in particolare ci piace ricordare che anche i format didattici li pensiamo come diversi, diversificati, che vogliono spingere all'innovazione. E anche in questo caso un tema che sta particolarmente a cuore al progetto Trio è quello del format didattico del microlearning. Nasce come sperimentazione all'interno di Trio proprio nel periodo del 2020-2021, l'abbiamo rodato, siamo pronti per poter promuovere nuove risorse digitali su questo aspetto qui. E ci sono altri due punti che riteniamo essere fondamentali, importanti, che fanno un richiamo a quello che ci ha detto il professore all'inizio di questa sessione di webinar, ovvero la strategia di punta sulle competenze digitali per il progetto Trio riteniamo che non debba focalizzarsi esclusivamente sulle risorse disponibili in catalogo, ma debba prevedere delle attività di collaborazione per la progettazione di percorsi formativi personalizzati. Cioè, noi riteniamo sostanzialmente che i servizi di supporto all'utenza, di orientamento, nella sezione dedicata a contatti, avrete visibilità anche dei contatti email e del numero verde potenzialmente attivabile, raggiungibile. Potete contattare i referenti dello staff del tutoraggio per poter iniziare a avviare un percorso di coprogettazione vera e propria del percorso formativo. E questo ben si intreccia con quelli che sono i servizi e le risorse ulteriori dal portale Trio. Perché? L'idea è quella sostanzialmente di arrivare ad un innalzamento dell'offerta formativa, non solo sfruttando il valore della formazione autoriferita, della modalità di autoapprendimento, ma è quella di costruire percorsi formativi blended, facendo riferimento anche ad aule virtuali che si possono ben rendere visibili agli utenti all'interno di un servizio specifico, di un ambiente specifico, scusate, dedicato agli utenti aggregati, cioè il Web Learning Group. L'ho citato anche prima, adesso lo chiarisco meglio. È possibile per gli utenti di enti pubblici e privati di Regione Toscana chiedere l'attivazione all'interno di Trio di un ambiente personalizzato che può ospitare esclusivamente gruppi di apprendimento che fanno parte dell'ente richiedente il servizio WLG. Qui abbiamo l'opportunità di poter contare su un servizio personalizzato anche di supporto alla definizione reale di percorsi formativi blended, andando ad incrociare sincrono e asincrono e andando a prevedere anche risorse che il portale Trio, che si basa su una piattaforma LMS open source, si chiama Moodle, possiamo mettere in campo per poter prevedere non solo l'erogazione nella modalità sincrona e nella modalità sincrona, ma anche delle esercitazioni, delle prove di realtà. Insomma, creare i presupposti reali e concreti per una diversificazione, una innovazione in sé del processo formativo e quindi dell'agire le competenze digitali. Il rimando è al progetto Trio, www.progettotrio.it. Noi siamo disponibili come progetto sia lato assistenza utenti ma anche lato informativo.
per poter rispondere ad eventuali considerazioni che non dovessero essere, come dire, esaustivamente discusse nell'ambito di questa iniziativa. Grazie a tutti e a tutte. Grazie Gianvito. Allora ti faccio subito una domanda perché riguarda strettamente il tuo intervento. Dunque, l'utente chiedeva chi è l'utente tipo di questo portale? Sembra pensato per utenti intermedi che vogliono approfondire alcune tematiche e non per la formazione di base dei siti users. Ho capito male? Chiede il partecipante. Non dirò mai che ha capito male. E l'utenza è davvero trasversale, ci sono cittadini, liberi cittadini che vi accedono in una maniera autonoma e spontanea, ci sono studenti delle scuole superiori che possono accedere guidati per esempio da iniziative proposte a livello scolastico e quindi abbiamo l'opportunità di poter accogliere queste iniziative personalizzate, per esempio di formazione. Abbiamo utenti che rientrano in iniziative di politiche attive del lavoro, per esempio, ma che vi assicuro non hanno nessun diretto collegamento con il contesto professionale vero e proprio. Abbiamo ovviamente i dipendenti della pubblica amministrazione, soprattutto del contesto regionale. L'utenza di Trio è veramente trasversale e vi può accedere alle risorse, si può accedere in una maniera autonoma, uso questo termine tra virgolette gratuita, ma fa bene anche dirlo perché i fondi che sono utilizzati per il progetto Trio vengono messi a disposizione appunto della comunità allargata, quindi non ci sono declinazioni specifiche di utilizzo del progetto Trio rispetto al target. Perfetto, grazie molte, il partecipante ringrazia per il chiarimento. Quindi è ringrazio tutto a anche per la domanda. Allora, diamo la parola adesso a Valentina Gelsomini e Ilaria Gaudiello. Ecco Ilaria, prego, di Fondazione Mondo Digitale. Ecco tutte e due, Ilaria e Valentina, prego. Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti e grazie per questi interventi che sono davvero molto ricchi e interessanti e che ci permettono di confrontare delle pratiche sicuramente complesse, e recenti e sicuramente molto utili per chi è in ascolto. Allora, io sono Ilaria Gaudiello, responsabile dei programmi formativi presso Fondazione Mondo Digitale e oggi appunto vi raccontiamo un pochino anche la nostra storia insieme a Valentina, ovvero come la nostra presenza online, che è stata ed è tuttora fortemente intermediale, in grado di in qualche modo esprimere e tutelare la diversità dei nostri target, è anche molto multidimensionale, perché la Fondazione Mondo Digitale agisce a diverse scale, regionale, nazionale ed europea. Ecco come questa avventura della nostra presenza online è andata poi a convergere in uno specifico ambiente, specifico ed unico ambiente, che è appunto l'Academy della Fondazione Mondo Digitale. Allora, io provo a condividere lo schermo. Eccoci qui, dovreste ora poter vedere le slide. Sì, le vediamo. Grazie mille. Eccoci qui. Allora, già da questo sottotitolo un pochino potete capire qual è il nostro approccio. Non parleremo infatti oggi di formazione al digitale in modo appunto astratto per un utente generico, perché oggi questo discorso ovviamente non esiste più, non sussiste più. I nostri utenti, tra virgolette, i nostri learners sono sempre più profilati, specifici e i loro bisogni sono sempre più variegati, il motivo per il quale il nostro sottotitolo è proprio il digitale e le persone. Ora, l'avventura che stiamo per raccontarvi, il viaggio che la Fondazione Mondo Digitale, che ovviamente ha proprio il digitale nel proprio titolo e nella propria natura, è
ovviamente è strettamente correlata alla sua missione principale. La fondazione è infatti un'esperienza ventennale ormai, più che ventennale oggi, nell'ambito dell'educazione, della coesione sociale e dello sviluppo di comunità attraverso le tecnologie. Questi sono un po' quelli che vedete listati, i nostri ambiti di intervento. La povertà educativa, la lotta alla povertà educativa, quindi l'azione nelle scuole, nelle periferie, nelle aree più svantaggiate per assicurare l'accesso all'istruzione a tutti. La disoccupazione giovanile, quindi le attività di formazione per i NEET e ovviamente per tutti quei pubblici oggi più fragili, ancora l'alfabetizzazione degli adulti, ne abbiamo già ampiamente parlato negli interventi precedenti, appunto sussiste una forte necessità di alfabetizzazione di base digitale, la disparità di genere, che è un altro grande cavallo di battaglia della fondazione e che in qualche modo va a completare un'altra serie di azioni già attivate per la progettazione di attività che consentano alle ragazze di avere pari opportunità rispetto ai ragazzi sia nell'istruzione che nel lavoro. E ancora l'invecchiamento attivo, quindi il consolidamento dei legami intergenerazionali che sono oggi più che mai necessari per evitare l'isolamento delle persone più anziane, e l'integrazione dei migranti. Ancora una volta qui parliamo di integrazione tanto nel mondo della scuola quanto nel mondo professionale e in generale nella società come cittadini attivi. Ora capite bene che questa grande varietà di target ci porta ogni giorno a elaborare e attualizzare strategie, approcci, strumenti, format e così via, proprio perché si tratta di profili molto, molto specifici. E le sfide che ci troviamo un pochino ad affrontare sono ovviamente in primo luogo la tempestività degli interventi, cioè le nostre risorse digitali, le nostre iniziative digitali devono essere tempestive. Se infatti ci sono situazioni di forte svantaggio o di poca coesione sociale, non si può aspettare dopodomani per intervenire, ma devono essere attivate delle iniziative subito, e queste devono essere appunto tanto in presenza quanto online. E deve esserci una coerenza ovviamente fra le due cose, per cui la tempestività è diciamo una delle prime sfide per la Fondazione Mondo Digitale. Una seconda sfida è ovviamente l'identificazione precisa dei bisogni formativi di questi target, che sono davvero molto molto differenti. Ad esempio immaginiamoci nel caso di della sfida per la povertà educativa, il tipo di azione portata avanti sarà ovviamente un'azione forte in presenza per dare un imprinting ai progetti educativi con ad esempio i ragazzi nelle scuole di una data periferia, completata ad esempio da un repository online, da esercizi, da risorse aggiuntive, eccetera, eccetera. Mentre nel caso della disoccupazione giovanile oppure della disparità di genere, in questo caso si interverrà con programmi molto articolati online che diano accesso a tutta una serie di contenuti e di testimonianze, strumenti, networking, eccetera, eccetera. E, nel caso invece dell'invecchiamento attivo, avremo bisogno di un affiancamento della persona anziana su più canali. Un canale online, un canale in presenza, un canale telefonico, quindi stiamo parlando davvero di azioni e strategie molto molto diverse, come potete immaginarvi. E, l'obiettivo fondamentale della Fondazione è quello di lavorare per la costruzione di una società democratica della conoscenza, e quindi il digitale diventa nel nostro caso uno strumento per raggiungere questo obiettivo, o quantomeno per contribuirvi. Come lo facciamo? Ovviamente attraverso quattro azioni fondamentali, che sono l'informazione, quindi dare accesso a una corretta informazione per partire da una base condivisa, la formazione come progetto, quindi non più formazioni ovviamente
come dire, isolate o spot, ma delle vere e proprie progettualità, coinvolgendo già il discente alla base, diciamo, in questa progettualità, e dando un senso al fare. Quindi le nostre formazioni sono anche ovviamente molto esperienziali, e questo tocca un punto delicato, che è quello di come portare la laboratorialità online, ovviamente. E poi l'orientamento, perché molte delle nostre formazioni appunto riguardano la scuola e i giovani in cerca di lavoro, e quindi abbiamo bisogno di offrire una bussola per i loro bisogni specifici. E infine la rete, senza la quale non potremmo assolutamente mobilitare delle competenze complementari, e quindi della quale abbiamo fortemente bisogno per poter innovare insieme. Allora, le nostre fondamenta, ovvero da dove partiamo per fare tutto questo? Ovviamente da un ciclo completo di ricerca, azione, sviluppo e implementazione. Quindi la nostra direzione scientifica ovviamente da molto tempo sviluppa modelli, approcci e metodi che vengono poi adattati ad ogni specifico target e per ogni specifico progetto. Il modello fondamentale della Fondazione è quello dell'educazione per la vita, che integra diversi tipi di contenuti, quindi le competenze per la vita, i valori per una cittadinanza responsabile, le conoscenze e le abilità per imparare nel mondo complesso, insieme a tutta una serie di ambienti di apprendimento e di approcci. Ricordiamoci infatti che ovviamente accanto a tutta la parte digitale abbiamo una parte fisica molto consolidata, che è costituita appunto da palestre dell'innovazione, quindi da laboratori di coding, di robotica, di realtà immersiva e così via. Altra fondamenta proprio cruciale è quello ovviamente di creare degli ecosistemi di valore, quindi mettere in relazione gli attori fra di loro e favorire ovviamente l'autoimprenditorialità. La virtualità è un elemento che ci caratterizza da sempre, ma che è ovviamente oggi ancora di più cruciale, perché la pandemia ci ha portato appunto a queste nuove forme di migrazioni dei saperi, delle attività online. Tutto questo ovviamente fa convergere appunto la nostra attività, la nostra presenza online, poi in un unico contenitore, in un unico ambiente di apprendimento, che è quello della Academy, della Fondazione Mondo Digitale. Ora, il nostro percorso è un percorso che va dai corsi per una platea molto ampia, quindi la massa, appunto, così come la definiva in senso tecnico il professor Boiolo, fino al microlearning, quindi da un approccio appunto proprio dedicato a democratizzare le tecnologie e i benefici delle tecnologie per tutti, fino a un approccio sempre più personalizzato, proprio perché oggi abbiamo sempre più mezzi per capire di cosa ha bisogno il learner. Facciamo qualche piccolo esempio. Vi dicevo che lavoriamo appunto su più dimensioni, quella europea, quella nazionale, quella regionale, per cui iniziamo proprio da qui, dal progetto europeo GEM, dedicato ovviamente, come potete vedere dal sottotitolo, Gender Equality Matters, agli stereotipi di genere, a tutte quelle difficoltà legate appunto alla disparità di genere, al bullismo in questo specifico ambito, e alle nuove soluzioni di sensibilizzazione e formazione che si possono mettere atto in aula per contrastare appunto questa problematica, che è ancora molto forte. In questo caso appunto si trattava ancora di corsi, di webinar aperti agli utenti, scusatemi, ai docenti aderenti a questo progetto, quindi eravamo ancora nella fase appunto dei MOOC. E un altro esempio pertinente qui è quello del progetto Computer Science First, una piattaforma dedicata all'insegnamento del coding attraverso tutta una serie di attività guidate, e che contiene quindi tanto dei video tutorial quanto
degli strumenti per applicare il coding nelle diverse discipline. In questo caso la Fondazione Mondo Digitale ha attuato un vero e proprio adattamento pedagogico, possiamo dire, di questa piattaforma, accompagnando i docenti nel suo utilizzo e creando una mappatura curricolare, uno strumento che serve agli insegnanti proprio per capire come utilizzare questa piattaforma nelle diverse discipline. E organizzando anche appunto contest ed altre occasioni per accrescere la raccolta, la produzione di risorse da parte dei docenti stessi, in modo da attivare proprio un processo di collaborazione già a livello della produzione di risorse. Un altro esempio che condividiamo con voi è quello della Scuola del Noi. La Scuola del Noi è una community di pratiche, quindi una community nata proprio in piena pandemia e proprio per rispondere alle problematiche che la pandemia ci ha messo davanti, che è dedicata fondamentalmente all'innovazione curricolare digitale e inclusiva. La Scuola del Noi è fondamentalmente una rete che propone ai docenti un aggiornamento digitale, metodologico, creando delle occasioni anche di formazione reciproca, e questo è un grande valore aggiunto di questa rete sicuramente, e guidando i docenti attraverso appunto un coaching specifico per ogni team di docenti alla creazione di risorse didattiche che poi vengono ulteriormente condivise sulla piattaforma per creare una dinamica intragruppo e intergruppo. E veniamo qui invece agli utenti, un diverso tipo di utenza che è quello appunto dei cittadini fragili, dei cittadini che sono in via di riqualificazione professionale o che stanno cercando un primo lavoro dopo gli studi che hanno bisogno appunto di aggiornare le proprie competenze, le proprie abilità digitali, e qui siamo intervenuti invece con delle lezioni frontali, con degli incontri di networking, ad esempio con le camere di commercio, con uno startup lab dedicato alle donne, con delle videopillole e degli strumenti specifici per il reskilling e l'upskilling digitale, creando quindi un ambiente integrato che potesse permettere a queste persone che appunto avevano bisogno di iniziare o ricominciare la loro vita professionale di poter avere appunto una formazione completa. E dicevamo, siamo arrivati appunto alla convergenza appunto di tutte queste iniziative di cui abbiamo visto appunto qualche piccolissimo esempio, perché la lista dei progetti sarebbe molto lunga, la convergenza di tutti questi progetti all'interno della FMD Academy. Le Academy, lo sapete già, sono di norma per le aziende o per gli enti del terzo settore il punto di accesso organizzato al know-how della struttura stessa. E in particolar modo l'Academy della Fondazione mira proprio ad aprire tutte queste opportunità formative a questi pubblici molto diversificati, e quindi ovviamente l'allenamento di skills tecniche e di competenze per la vita, sia nell'istruzione che nel lavoro. Ovviamente l'educazione pluriculturale e alle differenze, quindi le tecnologie per l'inclusione, ma anche la trasformazione digitale e sistemica, quindi per la creazione di una società del futuro. La complessità ovviamente di una piattaforma, di un ambiente che unisca tutto ciò che è stato fatto finora e che proietti la Fondazione Mondo Digitale verso il futuro è ovviamente quella di rispecchiare la grande ricchezza di contenuti dei progetti portati avanti finora e anche rispecchiare la capillarità con cui la Fondazione agisce sul territorio. Cosa ci permette di fare questa piattaforma che ci dà diciamo delle grandi soddisfazioni, ma anche dei grandi grattacapo, come potete facilmente immaginare? Ovviamente ci permette di proporre un'offerta formativa per tutte le fasce di età, ovviamente distinguendole appropriatamente, ci permette di amplificare le connessioni sul territorio, ma ci permette anche di fare anticipazione e innovazione, perché su questa piattaforma possiamo collaborativamente riflettere a quale sarà appunto la prossima offerta formativa e a quali bisogni risponderemo. Quali sono, ci siamo chiesti,
gli ingredienti per un ambiente di apprendimento digitale, diciamo, che favorisca la crescita delle persone come cittadini responsabili. Ovviamente le proposte formative devono sempre essere rispondenti ai bisogni formativi dei cittadini, ma una piattaforma di questo tipo ci obbliga anche ad una codifica altamente leggibile dei contenuti. I target sono troppo specifici per non comunicare con chiarezza e semplicità i nostri contenuti, e inoltre appunto ogni target ha i propri bisogni. Poi ovviamente altro ingrediente fondamentale è l'accompagnamento. Come si diceva prima, c'è la questione della fruizione autonoma oppure della mediazione, in un certo senso, di questa fruizione. E per questo motivo abbiamo in qualche modo subito reperito alcuni formati utili, diciamo, a creare questa intermediazione, che sono ad esempio le digital room, delle stanze virtuali in cui si discute con i discenti in maniera appunto diretta, si discute appunto di qual è il bisogno del discente, qual è il valore aggiunto della formazione, quali sono le aspettative dei discenti e così via. Ma ci sono anche appunto degli incontri di accoglienza online per gli adulti in aggiornamento, ci sono delle risorse mirate, dei tutorial, eccetera, eccetera. Quindi questa intermediazione è in qualche modo necessaria, onde evitare l'effetto ovviamente un po' astratto che può avere appunto una piattaforma di questo tipo. Anche la forte diversificazione dei formati è fondamentale. Dicevamo prima, nelle periferie agiamo in un certo modo, con gli anziani agiamo in un altro modo, i formati sono tutti molto molto diversi. Poi c'è ovviamente l'effetto benefico del cohort-based learning, quindi dell'apprendere tutti insieme in un certo periodo, per un certo progetto e per specifici obiettivi, perché ovviamente la condivisione di un'offerta formativa in un gruppo ne aumenta il valore aggiunto, perché ci sono le interazioni, gli scambi di buone pratiche, eccetera, eccetera, e ovviamente la nascita di community aperte, alcune spontanee, altre indotte ovviamente dal progetto stesso. E infine un altro ingrediente che abbiamo trovato assolutamente necessario è quello del sistema di certificazione, appunto, che voi tutti probabilmente conoscete già, che è quello del Digital Open Badge, ovvero delle microcredenziali virtuali che vengono attribuite al discente alla fine di un percorso formativo e che appunto mettono in luce tutte le nuove competenze e conoscenze che il discente ha acquisito e che può essere riutilizzato anche come biglietto da visita o come elemento per arricchire il proprio profilo sui social network dedicati al lavoro. Parliamo rapidamente, perché vedo che il tempo scorre, dei vantaggi e degli svantaggi di una piattaforma plurifunzionale open source come quella dell'Academy della Fondazione Mondo Digitale. Sicuramente una piattaforma di questo tipo, cioè aver fatto convergere tutta la nostra ricchezza di contenuti verso questa piattaforma, ci ha aiutato a in qualche modo a rendere l'apprendimento evolutivo per i nostri discenti. Immaginiamoci infatti tante verticali, ovvero diverse tipologie di bisogni, e tante direzioni invece orizzontali, che sono le tematiche. Ovviamente un utente che ha accesso a una piattaforma di questo tipo può contemporaneamente essere interessato ad altre tematiche, oppure può proprio evolvere sulla piattaforma. La piattaforma può essere usata infatti dall'infanzia, dalla scuola primaria, fino a all'età più avanzata, per cui ovviamente l'apprendimento diventa evolutivo in questo senso. Ma c'è anche appunto l'emersione del valore aggiunto della messa a sistema delle formazioni, che sono ovviamente presenti in un unico ambito e che quindi lasciano emergere in qualche modo l'impronta della fondazione e la sua missione. C'è la questione poi della combinazione di formazione a distanza e in presenza, poi vedremo in che senso, l'ampliamento della rete di formatori che è necessario per poter articolare una grande diversità di contenuti, e il riconoscimento appunto tramite gli Open Badge di tutti i tipi di educazione, formale, informale, non formale, e il report ovviamente per il monitoraggio continuo. Quindi questi sono i vantaggi.
Gli svantaggi, ovviamente ce ne sono anche qui, sono ovviamente la complessità di accesso per specifiche tipologie di utenti, da qui la necessità di semplificare i percorsi e quindi di semplificare l'architettura della piattaforma e la rigidità del sistema Moodle, che è ovviamente un sistema notoriamente abbastanza rigido. E, adesso inviterei la collega Valentina magari a raccontarci un pochino dei progetti che troviamo oggi sul sito dell'Academy. Sì. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti e grazie dell'invito. Raccolgo anche l'invito di Ilaria, perché quello che vi vorrei raccontare è quello che facciamo in realtà per non lasciare indietro nessuno. Quindi sulla piattaforma si accede tramite l'indirizzo web formazione.innovationgym.org e è possibile trovare tutta l'offerta formativa, tutte le attività che la fondazione offre a tutti i nostri utenti, a tutte le persone che ci seguono. Ma come diceva appunto Ilaria, la parte più difficile è far sì che anche le persone che non sono così abituate al digitale riescano a seguirci, riescano ad non essere escluse. La Fondazione da 20 anni si occupa proprio di digitale e di portare il digitale anche alle persone che hanno più difficoltà. Il primo progetto che la Fondazione ha portato avanti e non su internet, forse qualcuno di voi lo conosce, forse ne ha sentito parlare, e già nel 2007, adesso questo video che vi sta mostrando Ilaria è un video che è stato registrato nel 2007, cioè tutta una playlist in cui sono stati creati dei video per accompagnare gli utenti, gli anziani, ad utilizzare il digitale. Ora nel 2007 parliamo di 15 anni fa, anche qualcosina in più, per cui nel 2002 c'è stato il primo appuntamento con i volontari, che erano ragazzi delle scuole che accompagnavano i nonni, tra virgolette, quindi ogni ragazzo aveva un proprio nonno da accompagnare e da introdurre nel digitale. Questa esperienza è stata portata avanti dalla Fondazione e tuttora ci sono tantissimi progetti che riguardano proprio le persone che hanno più difficoltà ad essere integrati nel digitale. Durante la pandemia il divario si è amplificato in maniera esponenziale e quindi quello che noi abbiamo fatto è stato utilizzare non la piattaforma Moodle, perché ovviamente era uno strumento troppo complesso per chi non ha già competenze digitali, ma abbiamo creato delle videopillole con i consigli di Samuele, si chiama, c'è una playlist su YouTube che si chiama I consigli di Samuele, in cui un ragazzo di 22 anni, molto, molto simpatico, che con un linguaggio molto semplice accompagna gli anziani, e non solo, ma prettamente loro, all'utilizzo delle tecnologie e dello smartphone. Un'altra attività simile è stata fatta con Maestri d'Italia, in cui un insegnante è accompagnata dai bambini che a loro volta dovevano accompagnare i nonni, facevano una sorta di nonni su internet a distanza. Queste azioni non sono solamente volte ad insegnare il digitale, ma nel periodo specifico della pandemia anche a non far sentire sole le persone. Un altro progetto che ha fatto la Fondazione, sempre rivolto a chi non ha avuto, diciamo che doveva avere un'alfabetizzazione digitale, è stata la scuola di Internet per tutti, in cui i partecipanti dovevano accedere a determinate piattaforme per poter seguire i percorsi. Ovviamente le alfabetizzazioni di base prevedono
un accompagnamento. E quindi, come diceva prima Ilaria, abbiamo organizzato in quelle occasioni delle sessioni di accoglienza in cui c'erano delle riunioni molto semplici che tutti quanti riuscivano, a cui tutti quanti riuscivano ad accedere, e quindi le persone venivano accompagnate a livello successivo, quindi l'accesso alle piattaforme e a sistemi più complessi. Un altro esempio che mi piace raccontare è, questa volta non è destinato alle persone più anziane, ma è ai ragazzi delle periferie, magari in situazioni svantaggiate, che per qualche in qualche maniera sono simili agli anziani, perché si trovano in situazioni svantaggiate e quindi più emarginati. E allora con il progetto Open Space abbiamo pensato di creare delle videopillole per i ragazzi, l'abbiamo chiamata La Scuola in Tasca, perché erano tutta una serie di videopillole formative in cui i ragazzi anche da casa potevano continuare ad apprendere, a fare esperimenti, a fare le attività che la Fondazione normalmente porta nelle scuole. E abbiamo creato una radio, quindi un altro sistema, diciamo, per mantenere questo filo diretto con le persone, sono dei podcast e si chiama Radio Incolla. Quindi quello che in questi 5 minuti ho voluto, spero di avervi trasmesso, è che bisogna accompagnare e utilizzare tutti gli strumenti che il digitale ci mette a disposizione per non escludere nessuno. Quindi ogni tipologia di persona, ogni situazione ha il suo strumento digitale, e la nostra capacità e la nostra bravura deve essere quella di trovare lo strumento adatto per la persona adatta. Io ho rubato solo questi 2 minuti perché mi piaceva raccontare la nostra esperienza diretta sul campo, e ti rilascio la parola, Ilaria, e grazie a tutti per l'attenzione. Grazie mille Valentina, ci vorrebbe tempo per raccontare tutti questi progetti che sono umanamente e digitalmente molto ricchi, però abbiamo avuto, diciamo, un momento per fare una piccola panoramica. Sappiamo che siamo un po' in ritardo, quindi vi lasciamo con questa ultima slide su i risultati, le lezioni apprese e le sfide per il futuro. Ci siamo chiesti quali sono gli impatti di questa tipologia di piattaforma e chi ne beneficia davvero. Ovviamente, dicevamo prima, questa tipologia di piattaforma ci richiede davvero una riflessione su come rendere l'offerta formativa sempre più customizzata, in qualche modo sempre più adatta al discente, in tutto e per tutto, nel suo bisogno di sostegno, nel suo bisogno di completare le competenze tecniche con alcune life skills e così via. I programmi inoltre sono caratterizzati da una maggiore organicità, ovviamente, perché tutto deve entrare in coerenza con tutto, e questo ovviamente è evidente su una piattaforma che diventa un po' lo specchio dell'approccio e del modello della fondazione che la porta avanti. Ci rende inoltre possibile questa piattaforma mirare in modo più preciso alle diverse iniziative sulle diverse scale, quindi la scala locale, la scala nazionale e così via, ma ci rende anche possibile un'altra cosa importantissima, che è quella delle sperimentazioni veramente partecipative, quindi la possibilità di creare strumenti aperti, risorse aperte, di veramente coinvolgere i discenti nella piattaforma non come una vetrina ma proprio come uno strumento, ci ha consentito di realizzare tantissime sperimentazioni partecipative che fanno davvero il valore aggiunto dell'apprendimento. Che cosa abbiamo imparato? Allora, prima cosa, che il learning design è veramente cruciale e deve includere già a monte l'articolazione dei format, dei contenuti, delle risorse online e offline. E quindi questa articolazione non deve essere pensata dopo, ma veramente in precedenza. Poi, come diceva Valentina, abbiamo imparato che ad ogni formazione dobbiamo avere uno strumento specifico per l'obiettivo didattico specifico, per il profilo del discente specifico.
C'è necessità inoltre di una mediazione empatica e fluida, quindi bisogna essere in grado di offrire dei forum, dei tutorial, dei workshop, delle guide, un supporto ovviamente che non è semplicemente quello della singola chat oppure della guida, scusate, delle istruzioni che possono essere scaricate. Quali sono le direzioni per il futuro? Allora, sicuramente dal nostro punto di vista, dal punto di vista di un ente del terzo settore che interviene in contesti di emergenza e che ha lo scopo appunto di costruire una società inclusiva, le direzioni per noi sono quelle di accrescimento delle interazioni intra-community, che sono ovviamente molto importanti perché permettono proprio di scambiare risorse, competenze e così via. La creazione di risorse dal basso, che ci aiutano ovviamente a far diventare la nostra azione ancora più capillare, ancora più partecipata, e la possibilità di attivare delle vere e proprie call to action per non solo continuare a formare ovviamente tutti i cittadini dal punto di vista della cultura, della consapevolezza e della competenza digitale, ma anche appunto proprio dal punto di vista della cittadinanza responsabile attraverso il digitale. E con questo concludo e vi ringrazio per la pazienza perché abbiamo, credo, sforato di qualche minuto. Non ti preoccupare, Valentina, siamo sempre nei tempi. C'è una domanda per voi, chiedono: interessante la scelta dei digital open badge, rilasciate i badge proprio su open badge, non trovo la Fondazione Mondo Digitale tra gli enti. Sì, allora la scelta degli Open Badge è stata diciamo una decisione applicata poco più di 2 anni fa, proprio perché, non so se tutti lo sanno, probabilmente sì, ma gli Open Badge nascono per riconoscere l'apprendimento informale e non formale e adesso stanno diventando appunto riconoscimento anche nell'ambito dell'educazione formale. Inizialmente abbiamo utilizzato una piattaforma indipendente dal nostro ambiente Moodle, quindi rilasciavamo gli Open Badge con un'altra piattaforma. E ora, ovviamente, per la precisione, così ti dico, la piattaforma che veniva utilizzata anche adesso, alcune volte continuiamo ad utilizzarla, però principalmente è Moodle la piattaforma con cui li rilasciamo, in modo che è tutto integrato all'interno dell'Academy. Scusa Ila se ho fatto... Hai fatto benissimo, no, esatto. E poi ovviamente, essendoci dati questa sfida di far convergere tutto in un unico ambiente, ovviamente adesso gli Open Badge sono rilasciati direttamente dalla piattaforma. E in questo modo, diciamo, il discente può fare tutto all'interno della piattaforma, dal test pre-progetto, diciamo dal questionario pre-progetto, fino alla consultazione di materiali, alla creazione di risorse, all'interazione con la community, al questionario post-progetto, infine all'open badge. Quindi ovviamente diciamo rimane un po' la sua casa, scuola del fare questa piattaforma, chiamiamola così. E ovviamente questo ci rimanda al fatto che forse un'altra direzione per il futuro è continuare a rilasciare Open Badge, ma sperimentare la strada dei cosiddetti Open Badge Path, quindi i percorsi di Open Badge che si combinano fra loro per poter in qualche modo testimoniare di un percorso più complesso, più ampio, quindi non solo Open Badge singoli, ma percorsi integrati. Perfetto, grazie mille. Allora anche Ilaria. Allora c'era in realtà un partecipante che aveva fatto una domanda da rivolgere al progetto Trio. Gianvito d'Aprile ha dovuto allontanarsi alle 4 perché aveva un impegno, ma mi ha detto di dire di contattarli in privato. La domanda riguardava la possibilità di accesso ai materiali anche in riuso dei contenuti, quindi qualora insomma potete contattare, ci sono i contatti sul sito di Trio Regione Toscana. E a questo punto io ringrazio tutti i relatori, chiedo anche agli altri relatori se vogliono ricomparire in video per un saluto finale insieme a me. Siete stati tutti, devo dire, molto ricchissime le vostre esperienze, i vostri racconti, a partire dalle sollecitazioni che erano arrivate dal professor Bogliolo. Quindi grazie a tutti. Vi ricordo allora che martedì prossimo non ci vediamo, faremo una pausa, un martedì di pausa, e ci vediamo direttamente martedì 5 luglio. A partire dalla prossima settimana trovate la scheda su Eventi.pa e potrete iscrivervi. Nella scheda di Eventi.pa da domani troverete la registrazione e le presentazioni delle slide dei relatori.
Quindi con questo vi ringrazio ancora e buon pomeriggio. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci.